Buongiorno a tutti, io sono Valentino, ho dato un titolo e oggi vi voglio parlare di passione ma proiettata al futuro. Vi voglio parlare di come è possibile scrivere il proprio futuro. Sembrerà strano, sembrerà impossibile. Però vi voglio raccontare una storia di passione, che è la mia storia. Siamo abituati ad associare le passioni ai sogni. Quando cresciamo, cresciamo all'interno di un nucleo familiare che non scegliamo noi. Ci ritroviamo all'interno di un nucleo familiare. E crediamo che le persone che ci educano alla vita siano solo e soltanto i nostri genitori. Ma noi passiamo tra i 6 e i 19 anni l'84% del nostro tempo quotidiano con persone che non sono i nostri genitori. L'84% del nostro tempo quotidiano tra i 6 e i 19 anni noi lo passiamo con i nostri compagni di classe, con i nostri compagni del nostro sport preferito, con i nostri professori e con le persone che vivono con noi alcune passioni che scegliamo perché probabilmente inseguiamo dei sogni. E comunemente noi associamo le passioni, associamo i sogni a quello che riguarda il mondo sportivo. E anch'io, come tutti, ho iniziato a inseguire i miei sogni nello sport. Vi voglio far vedere un paio di foto e vi voglio raccontare la mia storia di passione. Questo ero io. Poi quello col numero 21 è mio fratello. Io ero quello lì davanti con il 19. E da piccolo, nonostante io fossi in panchina, non ero seduto in panchina. Perché la passione da piccolino, anche nel basket, era talmente forte da sostituirmi all'allenatore. Avrò avuto 6 anni. Poi cresci e capisci che la passione ti porta dei risultati. Io in questa foto sono il numero 15. C'è stato un periodo della mia vita in cui io ero chiamato lo Shaquille O'Neal di Vanzaghello. Avevo 8 anni, Shaquille O'Neal giocava nei Lakers, aveva appena vinto il titolo con Kobe Bryant e io in quel momento della mia vita giocavo a pallacanestro a Vanzaghello ed ero quello che faceva le contese iniziali. Per chi conosce il basket, la contesa è l'inizio della partita. Si alza la palla e tendenzialmente il più alto, il più grande e il più grosso saltava per prendere la palla. E io ero quello delle contese. Però per inseguire le passioni e i sogni spesso ci sono imprevisti, ma ci sono anche possibilità. E succede che spesso gli imprevisti non te li scegli. Le possibilità a volte sì, ma gli imprevisti no. Sono lo stesso ragazzo, lo Shaquille O'Neal di Vanzaghello, che ad un certo punto della sua vita, tra gli 11 e i 13 anni, scopre che qualcosa non funziona e viene diagnosticata la malattia del nanismo ipofisario. Io sarei un nano. E quindi ti rendi conto che a quel punto, nell'anno in cui la tua vita cambia e inizi a passare dalle scuole medie alle scuole superiori,
tu sei quello che mentre i tuoi compagni durante l'estate tornano a scuola 30 centimetri più grandi di te, tu torni a scuola e sei lo stesso di quello del terzo media. E allora qualcosa deve cambiare. E da lì che termina la fase dell'imprevisto e inizia a dare vita qualcosa che si chiama idea. E quindi io ho iniziato a ragionare con le idee su come poter continuare e seguire la mia passione, che in quel momento di vita è sempre stata comunque la pallacanestro. E allora ho iniziato a fare l'arbitro. Che cosa mi permetteva di stare per tutto il tempo di 40 minuti di una partita sempre in campo? L'arbitro. L'arbitro gioca sempre. E tu sempre vivi quell'esperienza che sognavi da bambino. Cioè quello di essere al centro dell'esperienza su un campo da basket. Perché quello era il mio sogno. Poi qualcosa ti scatta e capisci che vuoi dare qualcosa anche agli altri. E quindi l'idea dell'essere arbitro non basta più. Allora nella squadra in cui ero lo Shaquille O'Neal di Vanzaghello, divento l'allenatore di futuri piccoli Shaquille O'Neal di Vanzaghello. Però non bastava più. Nel mentre cresco, nel mentre continuo il mio percorso di scuola, divento rappresentante di istituto e con questi quattro ragazzi, noi quattro ragazzi, gli altri tre, Matteo, Andrea e Riccardo, decidiamo di affittare la scuola. La provincia ci concede di pagare un prezzo agevolato l'affitto della scuola, dalle 5 alle 11 di sera. Dalle 5 alle 7 di sera facevamo studiare i ragazzi che non potevano permettersi delle ripetizioni private nelle aule della scuola. Prendevamo i ragazzi che erano usciti come noi dalle superiori e facevano il primo anno di università per fare ripetizioni. E non facevano ripetizioni uno a uno, ma facevano assistenza allo studio. Aiutavano classi da 20 ragazzi che non potevano permettersi ripetizioni private di essere lì a scuola e ripassare. E poi gli stessi ragazzi però veniva chiesto di fermarsi e giocare a pallacanestro, giocare a pallavolo e rappresentare quella scuola nella nostra società sportiva. L'idea aveva fatto un passo in più. Quindi non ero più il giocatore o aspirante tale, non ero più l'arbitro, non ero più l'allenatore, divento presidente. E io con altri tre ragazzi, a 19 anni, fondiamo la prima polisportiva più giovane d'Italia. Noi abbiamo fatto giocare oltre 250 studenti di quella scuola. Questo progetto è durato 4 anni. È diventata una squadra in campionati più grandi e non avevamo più solo i ragazzi della scuola, avevamo una vera prima squadra. Vinciamo il campionato. Dopo 4 anni io finalmente vinco qualcosa. Quindi arriva un bivio. 4 anni il progetto ha funzionato. Il Ministero dell'Istruzione nel 2012 inserisce il progetto Sport ITC in un bando da 100 milioni di euro contro la dispersione scolastica. Avevo due strade, o continuare ad annaffiare quella piccola pianta che stava prendendo vita, oppure tagliare tutto. Il problema è che quando insegui le passioni non sempre sei razionale. Quando hai tante idee,
non sempre si è razionali. E quindi ad un certo punto, insieme ad Andrea, Matteo e Riccardo, decidiamo che a 20 anni era giunto il momento di iniziare a pensare delle nuove idee ed iniziare a dividerci per cercare di riprendere in mano un po' la nostra vita. Cercare di capire che cosa era davvero determinante per noi. Cercare di capire se quella passione che inseguivamo di una società sportiva, che avevamo portato a risultato, che avevamo la possibilità di fare diventare il nostro futuro, perché era questo quello che ci avevano chiesto dal Ministero, replicarlo in oltre 2000 scuole italiane. Ma noi avevamo 22 anni. Avevamo le competenze per farlo? No. Avevamo dei mentori al quale ispirarci, con i quali lavorare insieme, che ci davano fiducia nel sapere che la nostra idea, nel nostro modello, in quella scuola, portava agli stessi risultati, con lo stesso valore e lo stesso impegno replicato in altre 2000 scuole? No. Eravamo troppo piccoli per pensarci. Eravamo troppo piccoli per credere che la nostra passione poteva diventare un lavoro, o sarebbe potuta diventare il nostro lavoro. E quindi ad un certo punto ognuno di noi ha iniziato a lavorare. E io tra i 22 e i 25 anni ho iniziato a darmi dei microobiettivi. Dei microobiettivi di 5 anni, 5 anni. Io nel mentre, tra i 22 e i 25 anni, ho girato per il mondo, sono stato a cena con Barack Obama, sono stato a cena con Tim Cook, ho avuto una cena privata di 3 ore con il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, io e altre 9 persone. Ho incontrato i più grandi di questa terra. Poi un giorno, nel 2019, lascio la mia azienda, anzi lascio l'azienda che amavo, che mi ha cercato, che mi ha voluto, che mi ha pagato, la lascio per inseguire una nuova passione. E io nel 2019 apro la mia azienda, lavoro. Non era passione, per me era lavoro. E la mia azienda l'ho chiamata Humans to Humans. Humans to Humans perché in un incontro a Chicago, in una stanza di 30 persone, mentre parlavamo con Obama, a fianco a me c'era una ragazza di 32 anni che dice: quando iniziate a parlare con le persone non parlate mai di lavoro. La regola è iniziate con il chi sei. Iniziamo a parlare, parliamo per 2 ore e mezza, non ci fermiamo mai, mentre facciamo un aperitivo. Dopo 2 ore e mezza la domanda sul lavoro arriva. Io per 2 ore e mezza ho parlato con la persona, si chiamava Catherine Meyer, aveva 4 anni in più di me ed era l'amministratore delegato mondo di Wikipedia. Amministratore delegato mondo di Wikipedia. Cioè la persona che in qualche modo detiene lo scibile umano. E io torno a casa, 2019, apro l'azienda, do il nome Humans to Humans, e in una settimana in cui io il lunedì dovevo andare alle 5:30 del mattino prendo un treno per Milano, alle 2 del pomeriggio prendo un treno per Bologna, alle 8 di sera prendere il treno di Bologna e tornare a casa, il martedì mattina prendere un aereo e andare a New York, mercoledì sera prendere un aereo, tornare e l'incontro a New York ce l'avevo con Ted Mondo, mercoledì sera tornavo, il giovedì mattina riprendevo un aereo e andavo a Berlino incontravo Barack Obama, stavo un giorno, tornavo indietro, sabato mattina prendere un aereo,
La domenica avevo l'incontro con Michelle Obama, prendere l'aereo domenica sera e la settimana ripartiva. Io quella mattina succede qualcosa di strano. Il 21 marzo del 2019, la mattina che mi porta a Milano, di quel lunedì mattina, io incontro una persona. Incontro Elenia. Lei, professoressa di matematica, la cosa bella è che poi capisci che una passione da solo non la coltivi più. Perché io in questo momento, da quando ho lasciato la mia passione per la pallacanestro, non l'ho più inseguita. E allora ti rendi conto che ad un certo punto della vita serve qualcun altro per dar vita o a nuove passioni o far tornare in vita passioni nuove. Perché immaginate un puzzle che è fatto di vari pezzi, pezzo viola, pezzo bianco, poi c'è un cuore, e questa è la nostra nuova passione. 3 mesi fa è nato Michelangelo, e questa è la forza di un incontro tra persone che possono generare nuove passioni. Grazie.